Abbiamo terminato questo primo incontro con la prefettura e vedo che per Pordenone le notizie sono rassicuranti. La zona più colpita, ovviamente quella più attenzionata, è quella attorno all'impianto di rifiuti che ha preso fuoco. Per quanto riguarda la città, uno, va chiarito che odore non significa inquinamento, non significa pericolo, sono sostanze aromatiche, si chiamano così proprio perché possono emettere odore. Altra cosa invece è dire che sono nocive. Per cui l'unico suggerimento, non è un ordine, un suggerimento, una precauzione, è quella di non raccogliere gli ortaggi se avete l'orto, di non raccogliere i frutti. L'altra cosa è che se magari i bambini giocano nel prato o nel parco, di fargli lavare le mani, cosa che già dovrebbero fare per l'emergenza Covid. Nelle prossime ore ci rincontreremo per avere i dati di ARPA sulla qualità delle polveri. Le polveri in questo momento sono assolutamente nella norma, ma potrebbero avere dei contenuti particolari legati alla combustione. Lo sapremo tra qualche ora, ma ripeto, non c'è alcuna emergenza. Per cui recatevi pure fuori, andate a sentire le conferenze di Pordenone Legge, andate a votare, conducete una vita normale. Se ci saranno, ripeto, le notizie più particolari, ve le daremo nelle prossime ore.